Buongiorno, perché ho preso la fotocamera che ancora non sono pronta? Spero di aver lavato quel maglione che cerco. Strano però, perché io l'ho lavato. Eccolo. Mi piace questo perché c'ha. A parte c'ha un filetto tirato, me ne sono accorta in un video. Me lo devo far ritirare su da mia madre perché io sono un po' pericolosa per queste cose. Pronta. Po' di profumo, Sposa Versace Bright Crystal. Io mi ricordo che una volta lo adoravo sto profumo, cioè mi piaceva tantissimo. Adesso non me lo sento più. Non lo sento. Mi posso prendere? Ma prendi quelli, scusa, perché leviamo questi qua? Allora, Non c'è, eccoli, guarda quanti ce n'hai. mi servono quelli lunghi. Ne metti due, uno e due ha fatto lunghi, guarda. Non. Ah, non li devi mettere lì, no, non li puoi mettere lì. E mo chi se lo ricorda più come l'avevamo fatta? Io metterei questa a riposo. Che dici? Questo lo rimetterei qua. Facciamo un'altra torre. Questa rifacciamo, questa così. Qui ci facciamo il ponte tibetano. Guarda un po'. Qui ci facciamo il ponte nostrano. No, no. Che c'è? Qui facciamo due, guarda, uno, due. No, questa è l'idea. Oh. No, non crolla niente che ci sono io. Ma che c'è? Perché un bacucco di nonno crolla tutto. Sette, che mazzo, 1, 2, 3, undici. 4, 5, 6. La ritorna Beh, qua. senti, no, La ritorna Ma qua, che sono due cavolo! Ma mi avete stufato! Cacchio! Otto. Tira con mezzo. Sei, conta sei. 5 e 6, avanzare una casella. Ok. 21 e 9, 30. Guarda, stiamo insieme! Vai, tocca a te. Dove stanno i dadi? Eccoli qua. Eccoli. Cecalino. 7 7 e torna e torna indietro. indietro. 8 qua e ti Però. fermi un giro. Mo' sei fregato, mo' ti riprendiamo. Ma perché nonna ma sei arrabbiata? Che gli è successo? Guarda un po'. È ritornata alla casella 1. Due, Ah, beh, ma poi uno e proprio! due, uno e due, Proprio, nonna a ma. piccoli passi proprio. Mamma mia! Poi due qua! 11, 6, 1, 1, 1, 1. Chiamalo però, Ah! Che 2, ritorna, rimane 1 lì! e 2 Rimane e lì! si ferma. Vai, Lo 6, velo! 1. Sta di fa uno, mamma, come Cioè, prima. devi concentrare proprio senza sbattere troppo la testa. Soffia. Bravo, vai! 4, Ah, cipicchiolina. 1, 2, Stai, devi sei, fare un bel 3, mamma. 3, fante cavallerie, 3, 3, 3, 3. Concentrati molto bene. 3, 3, 3, 3. Oh, davvero c'hai più culo che anima qua? Ho vinto! Avete tutte te? 6, 6, 6, 6, 6. 9, No, mo vabbè, faccio prima 10 e finisce. vinco, guarda, 10, Fa due, fa 10, due, fa due, 10, fa due. 10, soffia, soffia! Fa due. 9, mannaggia! 3, 3, pensa bene! Ah, due! Uno, mamma, concentrati che vinci ancora. Non Grande gioco più! Non ci gioco più! Non gioco più con questo bambino! Ehi, giornata stranissima oggi. È stata una giornata un po' allo scazzo puro. Nel senso, sarebbe lunga da sta spiegare. Comunque, stiamo andando a nuoto, lo vedete avanti perché il nuoto sta praticamente qua. Giro la curva e siamo arrivati. E vado con la macchina però perché per tornare. Lui farebbe un po' di fatica. Detto questo, mi accingo direzione nuoto. Siamo non in ritardo oggi, però è proprio una giornata veramente strana, a rilento.
Sai che ogni volta che vengo qua io gioco a lotta con nonno quando abbiamo finito di mangiare, giocare, faccio wah, ya, pom, pa, pu, fide. Oh, un gocci per bro. Ehi là, salve. Ore, ore 6 forse? Forse le 6. Scusate, ma con cucina si è di nuovo fulminata una luce che mio marito aveva comunque come si dice? Risistemato, ma come al solito si è fulminata di nuovo. C'ho un pennacchio. Ah, ok, eccolo. C'ho tutti i capelli, vedete come mi sono diventati? Perché oggi è stato umido e quindi mi sono tipo un po' ingrifati. Comunque, vabbè, a parte i miei capelli da pazza, come sempre. Allora, c'è la mia passione qua. Pippi, che fai? Se sta a struzzare il cane. I frutti del cappero. Io odio i capperi quelli piccoli. A Bernò, un giorno in un piatto mi mettono sto mega. Vedete come sono fatti? Mega coso, ma che cacchio, dico ammazza che buono, sembrava tipo una sorta di cetriolo, no, però non era un cetriolo. Quando mi ha detto un frutto, il frutto del cappero, dico strano, a me i capperi non mi piacciono, lui mi ha detto no, è il frutto, un'altra cosa. Questi nello specifico sono della Metro, non so, proprio eccezionali, io li prendevo al Carrefour, erano qualcosa di meraviglioso, ditemi se li conoscete, se li avete provati, se anche voi ci andate matte, perché non so salati, sono sott'aceto. E quindi top, mi piacciono. Qui mia mamma mi ha dato un po' di pasta con il tonno che è avanzata oggi, le pennette con, in bianco col pomodoretto, ma me le dà perché a Stefano gli piacciono, infatti con la paura che stasera me le richieda. Vedete? Sa appena appena un filetto d'olio ed è buona pure fredda, però d'inverno magari una botta di arido. Mi è venuta voglia di cappero. Stai, ti sei messo il pigiama? Come? Questi nello specifico sono più semosi e meno polposi. Dovete trovare quelli polposi, appunto, con pochi semi. Questi alcuni sembrano tipo vuoti. Ecco, questo era più polposo. Buonissimi. Non so che fare da cena stasera. Comunque mi sono ingrassata perché sto mangiando come se non ci fosse un domani. Però se sono ingrassata sono contenta, perché chi mi conosce sa che faccio un sacco di fatica pure a prendere un chilo. Quindi sono per il team in carne piuttosto che troppo magra. Mi pare vero di vedere questa cucina in ordine, ragazzi. Mi pare vero. Sapete che devo fare? Mi dovrei andare a fare una doccia. Ieri avevo aperto una Red Bull, che io se apro una Red Bull, a meno che non c'è Lillo, facciamo un goccino per uno, ma non la bevo mai tutta quanta la lattina, di solito mezzo bicchiere, oggi un po' di più, però non me la apro mai, cioè non me la bevo mai tutta. Non sono amante della Red Bull effettivamente, però ogni tanto ho quella voglia di bollicine o dei sapori un po' particolari, perché poi la Red Bull è dolcissima, sembra tipo una Big Bubble. Andava. Allora, vi devo far vedere questa cosa. Io sto in fissa con quel coso della Venus che vi ho detto che unge tantissimo, che c'è scritto non unge, non lascia patina oleosa. Considerate che io l'ho passato, mi sono sciacquata il viso, ho tamponato e ho messo la maschera. Guardate, questi sono i residui di olio che sono comunque rimasti, cioè io ho sciacquato, cioè se io mi sento sono asciutta, anche se mi sento comunque liscia di olio, col tutto che io ho lavato e tamponato, guardate, sta praticamente aprendosi dove ci sono, cioè dove ci sono comunque ancora i residui di olio. Quindi Venus, hai toppato, cioè non lascia residui oleosi, non è vero. Senza risciacquo, impossibile, non unge. Cioè, notate voi che non tiene neanche la black mask. Allora, praticamente io sto... mi sono lavata. Mi metto in camera di mio figlio. Ah, mi sono lavata, mi sono impigiamata. Ho tipo riesumato il pigiama di Tezenis. Era una vita che non lo mettevo più. E praticamente c'è pochissima luce. Praticamente sto cercando di riprendere un po' i miei spazi. Non so se ve ne siete accorte, così certo proprio la serietà. Vabbè, oh mio Dio,
di riprendermi un po' i miei spazi, quali dedicare un po' di più il tempo al make-up la mattina, anche se non faccio grandi cose, però il fatto di mettermi seduta a truccarmi, io di solito da quando c'ho Stefano mi truccavo o in piedi al bagno, o in piedi in camera, o in piedi qua al corridoio, invece adesso mi metto seduta, con tranquillità, ma lo posso fare perché lui è diventato ancora più autonomo e fa più cose da solo, quindi mentre io mi trucco lui fa le sue cose, invece prima comunque una mano gliela dovevo dare. Più lui diventa autonomo e più io riprendo i miei spazi e le mie cose. Quindi anche stasera, ecco, ho fatto una bella doccia, non mi sono depilata perché ho pensato o me depilo o me dedico al viso. E quindi, vero è che ancora non ho i peli lunghi così stavolta. Dovrei dare una sistemata, però sto ancora abbastanza decente, ecco. E quindi ho detto, vabbè, oggi mi faccio una mascherina, anche perché sto aspettando il ciclo, quindi dico, vabbè, me levo un po' di impurità. E quindi sto cercando di ritrovare un po' i miei spazi. È dura, è dura perché non so come spiegarvi, ogni fase dell'età di Stefano migliora, ma ci sono altri problemi, tipo che ne so, adesso c'ha quasi 5 anni, quindi tante cose le fa da solo, ma magari mi impegna più per altri versi, quindi trovare quell'attimo per me è sempre tosto, veramente. Se devo fare una cosa, tra quello che devo fare io e quello che magari serve al cane, al bambino, a Lillo o alla casa, il mio passa sempre in secondo piano. Cioè, tipo che ne so, io ho 3 ceste di panni, la mia, quella di Stefano e quella di Lillo. Ovviamente i tuoi panni sono sempre quelli che fai se c'è tempo, ok? Io se c'è tempo faccio i miei panni, perché prima faccio sempre quelli di Stefano, perché se sporca, cioè con 2 secondi, poi mi piace che sia sempre pulito e sistemato. Poi faccio quella di Lillo, ma quella di Lillo non è solo i panni normali, panni del lavoro, panni che comunque devono essere sempre puliti, panni per la palestra, panni per uscire, insomma le sue cose. Quando tocca a me, magari Stefano ha già sporcato un altro secchio di roba e quindi vai, ributti mutande e calzini da ragazzino, se no lui non c'ha i cambi. Quindi credo che lo facciamo un po' tutte, soprattutto le mamme, mandano sempre avanti, le donne più che altro, insomma, mandano sempre avanti le esigenze degli altri, forse non sempre giusto, però è una cosa innata, no? E quindi vabbè, ci troviamo sempre a fare le cose nostre alla fine. Quello sta tipo piangendo da solo. Vabbè, io mi sono fatta la maschera perché ho detto, se mi sporco i capelli poco male, perché domani me li vorrei rilavare. E niente, adesso mi metto un po' in posa perché ho bisogno di relax. Mi dovrei levare questa maschera. Ah, odio. Odio profondo. Oh. A me naturalmente non mi esce nulla, però la pelle è più liscia. A me qua mi fa male quando me lo stacco. Infatti qua non ce lo mettevo più. Ah. Io vi consiglio di non fare uno strato troppo sottile, però è anche vero che se lo fate troppo alto non esfolia niente. Sono andata troppo su. Ah. I brividi, raga, giuro i brividi. Andiamo a vedere, va. Terribile. Oh. No, raga, queste cose sono massacranti. Picchie? E fa giocare, mammi. No, ma raga, non potete capire il dolore. Oh. Oh. Mortacci. Ora vi faccio vedere qual è la mia, perché non me lo ricordo, eh. Questa. Questa l'ho presa su Banggood. Pilaten. Questa. No, papà mi ha detto che ce l'abbiamo. Che ci devi fare? Ci devo fare dei disegni. Adesso non posso, Stefano, perché quello lì sta per aria. Quello serve per quando uno sta male, mammi. Non chi te l'ha fatto usare quando sto bene? Chi te l'ha fatto usare? Nonna, io. Tesoro di mamma. Nonna chi? Nonna Laura? Lo so, amore mio, ma quello che fai da nonna, quello che bisogna fare a casa è un'altra cosa, la mamma non te lo dà. Se c'hai la scrivania per colorare. No, cioè io vedo i microfoni. Non devi alzare la voce, Stefano. Né con me né con gli altri.
Ok? No, sì, così con la testa, con la voce, non ho sentito. Farsi troppa la cresta, capito? Te la levo qua, Cristina, eh? Porta rispetto, che sono sempre tua madre, finché se gioca, se gioca. I gatti sono la testa. E quindi? C'ho un piccolo brufolo, perché in realtà, vi ho detto, a parte non sto a mangiare proprio benissimo, ma sti cacchi. Cioè, sto proprio nella fase che mi devo tipo sfondare. E mi sfondo con molta tranquillità. Cioè, non lo faccio mai. C'è un periodo che un po' sono più nervosa, sono sincera, veramente nervosa, quasi sull'isterico, ma io me ne rendo conto da lui. Cioè, quando io sbrocco con lui, vuol dire che la mia pazienza è arrivata, cioè che proprio sono arrivata. Perché per sbroccare io, avete visto come mi dite sempre, c'è un sacco di pazienza, c'è un sacco di pazienza. Sì, devo dire la verità, ce n'ho, però come vi dico sempre, cioè, c'ho i miei momenti che sbrocco, e sbrocco pure brutto, cioè non è che sono una santa, eh? Cioè sbrocco, dico parolacce, sembro isterica, cioè non è che so, lo dico perché, cioè, non voglio sembrare una madre perfetta, non sono perfetta per niente, sbaglio tantissimo. E sbaglio tantissimo anche con Stefano, lo dico proprio spassionatamente, cioè non mi vergogno a dirlo, cioè oggi per dire ho urlato tanto, ho urlato in modo brutto, perché un conto è alzare un po' la voce, no? E comunque dire le cose in una maniera un po' più forte. Oggi invece ho proprio alzato la voce in modo brutto, in modo sbagliato, mi sono posta anche in modo sbagliato e vabbè. Comunque capita, cioè non vi dovete certo sentire in colpa se vi succede. Ovvio che invece sentite, perché invece sento pure io quando mi succede con Stefano. Però per dirvi che io non so la perfezione, anzi, cioè ho discusso anche con mia mamma e mia nonna oggi, perché ho talmente sbroccato che ho usato parole forti. Giustamente loro mi hanno ripreso, ma io mi sono incazzata ancora di più, perché era in un momento proprio di sfogo. E quindi comunque per dirvi che anche io, ecco, ho i miei momenti. La mia sveglia è impostata. Oh, mamma mia. Lillo sta di là e si sta a vedere un film giapponese, tipo Stefano crollato, morto, tipo, perché poi è andato a nuoto oggi. E io niente, ho fatto tutte le mie cose di pulizia, mi sono messa i miei calzettoni nuovi che mi ha comprato mia suocera, vi piacciono? Molto puffosi. Oddio, aspettate. Ok, no, dovete sapere che da quando ho partorito mi si incastra una costola, sempre. All'inizio anche da sdraiata normalmente, però pensavo fosse... cioè la normalità dopo il parto. E invece adesso praticamente, cioè, se tipo mi inchino, mi si accavalla, se... cioè una costola, lì lo dice in addominale, però praticamente proprio subito sotto la cassa toracica mi si accavalla e mi esce proprio il bozzo, e poi dopo mi fa male per giorni. Per dire, l'altro giorno stavo a stirare, voi sapete io stiro sul letto, quindi ero inchinata, ho starnutito, starnutendo inchinata mi si è accavallato. Se mi inchino per allacciarmi le scarpe mi si accavalla, l'ho detto pure al medico, ma mi ha detto strano, oltre quello non è andato oltre, quindi non lo so. E niente, io chiudo questo vlog, poi è stata una giornata molto 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 lunga e molto impegnativa. Adesso mi aggiorno il mio diario e quindi adesso mi metto a scrivere e poi niente, mi cerco di dormire, perché domani sarà un'altra giornata super super lunga, quindi buonanotte.